Un altro tracciato tortuoso, il circuito di Binetto per il sesto round del campionato, con l'Audi che parte dalla pole position con Capello che viene subito scavalcato però da Naspetti, De Simone in terza posizione. E la BMW conferma un momento eccezionale con Emanuele Naspetti debilitato da una grave forma influenzale che ha reagito subito in modo prontissimo alla via di gara 1, conquistando un'altra vittoria davanti a Capello e Wendlinger, mentre eccezionale impresa dei meccanici della Nordauto che sostituiscono in meno di 50 minuti nello spazio tra gara 1 e gara 2 il propulsore della 155 di Antonio Tamburini. Seconda gara alla via, ancora una volta implacabile, Emanuele Naspetti e la sua BMW numero 3, seguito dal campione italiano Dindo Capello e dal compagno Karl Wendlinger. La CBM quest'anno può vantare su una ottima armonia tra i suoi due piloti, Naspetti e De Simone, e su una serie di problemi che stanno rallentando l'inseguimento delle avversarie Audi e Alfa Romeo, qui impegnata in un sorpasso con Giovanardi nei confronti di Karl Wendlinger. Intanto eccezionale impresa, riparte la 155 di Antonio Tamburini al secondo giro. Veramente da applausi il lavoro della Nordauto, ma la gara è senza un attimo di respiro. Iniziano le uscite con Karl Wendlinger alla prima curva, subito seguito dalla BMW di De Simone, quindi olio in pista, rallenta decisamente Emanuele Naspetti, grande sensibilità di guida di Dindo Capello che sfrutta al massimo la sua trazione integrale e va all'attacco decisivo dell'anconetano che scoda visibilmente negli stretti tornantini del tracciato vicino a Bari, e quindi attacco che si propone nell'anello di Binetto tra Dindo Capello, deciso a conquistare la prima vittoria stagionale, ed Emanuele Naspetti in difficoltà con la sua trazione posteriore. Attacco vincente nella curva che immette sul rettilineo di partenza e il pilota dell'Audi A4 conquista la prima posizione davanti a Naspetti, al compagno Karl Wendlinger che è riuscito a rientrare in pista. E dopo 6 lunghissime gare ritorna alla vittoria il campione italiano Dindo Capello.